Grazie Presidente. Premesso che con delibera di giunta regionale numero 1535 del 23 ottobre 2023, la giunta regionale approvava le linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2024-2025, indicando i criteri generali per la definizione della rete scolastica, che successivamente le singole province provvedevano al dimensionamento delle istituzioni scolastiche per il loro territorio di riferimento, secondo gli indirizzi generali stabiliti dalla Regione. La provincia di Ascoli Piceno, con delibera del Consiglio Provinciale numero 13 del 22/11/2023, deliberava tra l'altro di accogliere con parere favorevole la richiesta dell'Istituto Guastafeo di San Vito di Tronto per l'istituzione dei corsi in meccanica, meccatronica ed energia, articolazione meccanica, meccatronica, energia, elettronica ed elettrotecnica, articolazione e automazione. Che a seguire la Giunta regionale, con delibera numero 1 del 5 gennaio scorso, ha approvato il dimensionamento della rete scolastica 2024-2025, confermando quanto deciso dalla provincia di Ascoli Piceno. Rilevato che con delibera numero 54 del 22 gennaio 2024, la Giunta regionale rettificava per un non meglio specificato il principio di uniformità e coerenza rispetto a quanto deliberato nelle passate programmazioni della Giunta regionale sulle medesime richieste, precedente parere positivo espresso con la sovraindicata delibera numero 1 del 5 gennaio scorso, negando all'Istituto Antonio Guastafeo l'istituzione degli indirizzi afferenti a meccanica, meccatronica ed energia, nonché agli indirizzi elettronica e elettrotecnica, considerato che tale danno giustificato e motivato di pensamento è causa di un grave danno dell'Istituto, che aveva già acquisito diverse domande di iscrizione da parte di studenti provenienti da tutta la Regione, nonché per la nostra città e il suo tessuto economico e industriale. Immediate e forti sono state le prese di posizione del corpo docente e di numerosi imprenditori cittadini, recentemente apparse su tutti i giornali locali, per criticare la decisione assunta dalla Giunta regionale e chiedere il ripristino dei corsi cancellati. Tutto ciò premesso, si chiede al Sindaco quali sono state le iniziative da lei poste in essere subito dopo la pubblicazione della delibera di Giunta regionale numero 54 del 22 gennaio 2024 e quali quelle che intende ancora attivare per ottenere il ripristino dell'istituzione dei corsi di meccanica, meccatronica ed energia, elettronica ed elettrotecnica, presso l'Istituto Guastafeo già a partire dall'anno scolastico 2024-2025. Quali sono stati gli esiti di queste iniziative? Grazie. Grazie Consigliere Carducci. La parola al Sindaco. Grazie Presidente. Allora, io sono rimasto in contatto con la dirigente, la signora Anziale, innanzitutto per congratularmi quando ha ricevuto la conferma per i corsi. E poi, appena saputo appunto che questi corsi erano stati annullati, chiaramente insomma, ci siamo sentiti più volte, anche per capire che tipo di strategia poter portare avanti per farsi chiaramente risentire nei confronti della Regione. Quando lei ha avuto la conferma definitiva che i corsi sarebbero stati annullati in maniera proprio definitiva, io ho scritto all'assessore Pioti in data 8 febbraio scrivendogli questa lettera. Gentilissimo assessore, in merito alla delibera di giunta regionale numero 54 del 22 gennaio 2024 in cui si revoca l'alterazione degli indirizzi meccanica, meccatronica ed energia e elettronica ed elettrotecnica all'Istituto Superiore Arco Astaferro di San Benedetto del Tronto, precedentemente accordato con delibera di giunta regionale numero 1 del 5 gennaio 2024, ritengo doveroso chiedere di conoscere l'esatta motivazione di tale decisione. Mi faccio interprete dello sconcerto e della delusione non solo della dirigenza e del corpo docente del Guastafeo, ma di un'intera comunità che vede inspiegabilmente stroncata la legittima aspirazione della città di San Benedetto del Tronto ad avviare e qualificare ulteriormente la propria offerta scolastica, accogliendo giovani desiderosi di acquisire competenze altamente richieste dal mercato del lavoro e quindi di aprirsi ad interessanti competitive professionali. L'Istituto Superiore Arco Astaferro, numerose istituzioni scolastiche di questo territorio, ha ampiamente dimostrato nella sua storia di essere in grado di accogliere e vincere questa sfida e noi intendiamo sostenere gli sforzi che contribuiscono al progresso sociale ed economico di una comunità che va ben oltre i confini comunali. Auspico di ricevere quanto prima riscontro e confido che la decisione oggetto possa
posta anche alla luce di opportuni approfondimenti istruttori, essere rivista. Questa è la lettera che ho scritto all'assessore Pionti. Mi sono poi sentito anche continuato sempre a interloquire con la dirigente e prossima settimana dovrei essere in regione perché poi scaletta tutta una serie di attività da fare in regione, tra cui anche questa. Quindi, anche se mi sembra di aver capito che l'assessore abbia già dato delle risposte alla consigliera Casini nella giornata di ieri, credo, comunque io non mi fermo a quelle risposte lì. Chiederò ulteriori spiegazioni nel momento in cui andrò in regione per capire se ci sono i presupposti per poter riprendere questi indirizzi che ci sono stati prima dati e poi tolti. Nello stesso tempo chiedo alla consigliera Bottiglieri, comunque ha scritto anche lei la lettera alla Chiesa, chiedo, visto che lei sta in provincia, se anche voi avete fatto delle operazioni di sollecito alla regione e di potermi dare la documentazione in modo che andando in regione io potrei portare la mia documentazione e la vostra documentazione e comunque fare, come dire, un risentimento unico che vada a fortificare quelle che sono le nostre richieste. Sarà, quindi io aspetto magari entro questa settimana, se riesce a darmi la documentazione necessaria, prossima settimana io dovrei avere l'appuntamento e poi porterò tutta la documentazione per il giorno. Grazie.